Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani. E questo è l'obiettivo della proposta di risoluzione presentata dalla Commissione per il sostegno e lo sviluppo delle aree interne, dunque montane, presieduta da Marco Nicolai e votata all'unanimità dall'Aula. Noi abbiamo chiesto come Commissione, e lo abbiamo fatto all'unanimità su mia proposta ieri e oggi approvata in Consiglio regionale, che all'interno della riforma del fisco del nostro Paese il Governo introduca fiscalità di vantaggio per le aree interne e montane. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi, ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e ci deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare al governo assieme alle altre regioni, però ora è arrivato il momento, è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi, ma i servizi si garantiscono solo se c'è presenza delle persone su un territorio. È un atto importante. Le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo, quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari, ma lontani dalle grandi città, che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non di quelle collegate alle città, ma delle realtà rurali, che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono, diciamo, incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi. Se non ci sarà questa inversione di tendenza, è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità. Quindi siamo a favore di questa misura. Allora, il percorso è stato, diciamo, affrontato da tutti i commissari, siamo arrivati a questa proposta unanime, votata in Consiglio regionale da tutte le forze politiche. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna, perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali, in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco, perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti, bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio, nel senso che queste attività devono pagare meno rispetto a quelle che si trovano nelle altre zone della Toscana, perché i toscani devono essere tutti di serie A. È la strada giusta, sinceramente la montagna ha partorito il topolino, nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne. Io penso che un organo legislativo, qual è il Consiglio regionale, avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso. Pensiamo per esempio a una tassa di ambito regionale, il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto. Se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne, avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta. Invece così si è invitato qualcun altro a fare qualche cos'altro. È il solito giochino del rimandare la palla in calcio d'angolo. Sicuramente la strada giusta, sicuramente la Regione può intervenire direttamente per anche agevolare la pressione, abbassare la pressione fiscale
sulle imprese e su coloro che continuano a fare appunto attività nelle aree interne con iniziative proprie, non chiedendo di fare agli altri. È sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi, di beni di prima necessità che da sempre diciamo, hanno le aree interne, ma non solo, penso anche alle isole hanno. E la Commissione Aree Interne proprio cerca di mettere il focus su questo, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la Commissione Costa, perché si può dire che la Toscana è ovunque bella, uno slogan coniato nella precedente legislatura, ma deve essere anche ovunque vivibile, perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione, ma devono essere messi in condizione di farlo. Questo banalmente può essere scoraggiato dall'infrastruttura, una strada mancante o disagevole, oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale, anche ad esempio per la pediatria, che scoraggia spesso molte famiglie, ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra, ma anche molte altre, Pitigliano, San Marcello Pistoiese, proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B, e questo vale per tutti. Un pomeriggio intenso e ricco di interventi, quello che ha visto arrivare la discussione sugli stati generali della salute promossi dal gruppo PD in Consiglio regionale a Pistoia. Respinta invece nell'aula di Palazzo del Pegaso una mozione di Fratelli d'Italia per tornare alla precedente organizzazione delle USL. La giornata di oggi serve proprio a fare un punto, un pit stop dopo, diciamo, alla fine di questa pandemia, in un contesto di piano nazionale che porterà risorse e con la necessità di fare una verifica attenta sullo stato dell'arte della nostra rete ospedaliera, ma soprattutto centrando l'attenzione rispetto all'integrazione con i servizi territoriali sui quali anche il piano nazionale concentra i propri obiettivi. La missione 6 in particolare parla di telemedicina, di innovazione e ricerca, di digitalizzazione e innovazione e soprattutto di rafforzamento della rete territoriale attraverso le case di comunità, gli ospedali di comunità, quindi una grande stagione che si apre di fronte a noi, che dovrà trovare il territorio pistoiese pronto e attraverso anche il lavoro di oggi inserito nel procedimento più ampio degli stati generali della salute condotto dalla terza commissione, ci auguriamo di offrire un contributo prezioso e di qualità per progettare la sanità del futuro. La prima valutazione è che la nostra rete ospedaliera, sulla quale è stato investito molto in passato, ha retto di fronte all'ondata enorme della pandemia, che proprio anche qui nel Pistoiese ha avuto situazioni di grande pressione. Adesso ci dobbiamo spostare e concentrare sul territorio, dove invece dobbiamo effettivamente lavorare al rafforzamento delle nostre reti di assistenza. Immaginiamo una sanità che sposti, anzi un insieme di politiche per la salute, sposti nell'attenzione al momento di prevenzione rispetto al momento di cura, una sanità che sul territorio sa davvero organizzare i servizi in maniera da poter rispondere ai cittadini e che vince la sfida della tecnologia. Noi sappiamo che le conoscenze che arrivano nel mondo sanitario in questi anni praticamente aumentano in maniera esponenziale ogni anno e la sfida per l'avere un servizio universale e pubblico davvero starà nella capacità dei sistemi di stare a passo con lo sviluppo tecnologico della ricerca farmaceutica e insomma che conosciamo e che vediamo per fortuna svilupparsi in maniera forte. E ovviamente la sfida sarà attrarre tanti professionisti, validi professionisti nelle nostre strutture. Per ora la Toscana ci è riuscita negli anni, nel futuro sarà ancora più difficile, ma penso che potremo riuscire a vincere la sfida con il contributo, e per questo abbiamo fatto poi gli stati generali, con il contributo di tutta la comunità e non solo di alcune istituzioni. La mozione praticamente chiedeva che venisse rivisto il sistema sanitario toscano, dalle 3 ASL ritornare alle 13 USL, e lo chiedeva in una maniera importante. Noi ci eravamo più che altro concentrati sul tema della ASL Toscana Sud-Est, Arezzo, Siena, Grosseto, che è un'area che è veramente molto vasta e che per motivi di infrastrutture dal Giglio al Casentino è davvero complessa da gestire, e quindi chiedevamo che in via sperimentale il processo di ritornare alle unità sanitarie locali partisse proprio da questa
da questa zona, quindi dalla Toscana Sud-Est, e perché se i risultati poi fossero stati positivi si poteva estendere a tutta la Toscana. È agli occhi di tutti che da quando è stata fatta la riforma nel 2015, la famosa riforma Saccardi, i problemi della sanità si sono amplificati e il Covid è stato solamente, diciamo, l'epilogo, ma i problemi della sanità toscana sono agli occhi di tutti. Trasformare i programmi dell'accesso in Toscana rendendo lo spazio a disposizione più dinamico e comunicativo. E questo è il progetto che ha realizzato il Corecom insieme alla RAI e al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze per il rilancio degli spazi a disposizione di soggetti collettivi sui canali del servizio pubblico. Sono già 13 i video prodotti in questa prima fase dell'accordo. Nel 1975, per la riforma della RAI, furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati, movimenti pacifisti, religiosi, uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee, i loro programmi, i loro progetti. Con il passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante, senza nessun appeal e soprattutto non è visto da nessuno. Allora con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI, ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per le loro comunicazioni. Per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante. Ringrazio il presidente del Corecom Enzo Brogi per questa opportunità. Da quando sono diventato presidente del Consiglio regionale ho sempre detto che questo deve diventare il luogo per dare voce a chi ha meno voce, quindi bene che oggi ci sia un ulteriore passo avanti insieme all'Università di Firenze, insieme alla RAI, dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori, alle associazioni, per cercare di mandare messaggi più chiari, migliori ai cittadini della nostra regione. Una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte, di quello che può accadere. Quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più, io non posso che essere contento e quindi ringrazio ancora il presidente Brogi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità. È un master che ormai ha una storia lunga, sono 18 anni, che questa è la 18esima edizione, io 18 anni fa ho contribuito insieme a dei colleghi alla nascita proprio di questo spazio. Il master è cambiato moltissimo negli anni, la possibilità del master di modificarsi rispetto a un corso di laurea è sicuramente maggiore. Noi siamo partiti dal presupposto che in Italia ci sono pochi laureati e che quei laureati che riusciamo a produrre hanno difficoltà a trovare nel mondo del lavoro una come dire, coerenza con quello che hanno studiato, col profilo in uscita. Questo vale per il triennio ma vale anche per le lauree di secondo livello. Abbiamo pensato a un master che fosse professionalizzante, a un master che oltre a fornire tante conoscenze parlasse di competenze e quindi rendesse questi studenti duttili, versatili, in un po' nell'ottica dei liberal studies, no? Di fornire tutta una gamma, tutta una serie di competenze per renderli poi disponibili a quella che sarà la formazione in azienda. La formazione ultima tanto avverrà in azienda e servono comunque, oltre alle conoscenze, le competenze per potersi reinventare tutte le volte, per poter rispondere a un mondo sempre più complesso, sempre più dinamico. Dai banchi del Consiglio regionale arriva una mozione contro il caro metano che sta mettendo in crisi aziende e cittadini. Vediamo di cosa si tratta. Diciamo che siamo partiti dall'aumento straordinario che è più del doppio, si parla di 100 euro megawattora rispetto ad un prezzo che era sempre rimasto fra i 20 e i 30 euro dal 2017 ad oggi.
Quindi noi, consapevoli che la Regione Toscana non abbia direttamente, e probabilmente neanche il governo italiano, le leve per poter cambiare la situazione, ma come spesso facciamo, perché riteniamo sia giusto prendere una posizione politica che arrivi al governo e che arrivi all'Europa, così come è accaduto per l'energia elettrica, il 18 di ottobre ci sarà un'asta internazionale. La sensibilità con cui l'Europa e il nostro governo si porrà in quell'occasione potrà sicuramente essere determinante. Si sa che una parola di Putin può far oscillare di 20-30 punti il prezzo del gasolio a ribasso o a rialzo. Ecco, da noi arriva un grido forte, anche perché la riflessione che facevamo, che è importantissima non solo per le famiglie ma anche per la ripartenza, per le imprese, l'aumento del costo del gas rischia di vanificare tutti quei fondi strutturali e i soldi del PNRR che faticosamente stiamo mettendo a disposizione per la ripartenza, e quindi questo sarebbe veramente un aggravio gravissimo. Ci arriva il grido d'allarme dalle associazioni di categoria e noi riteniamo giusto e opportuno prendere una posizione forte.